Ci sono persone italiane che sono senza lavoro o sfrattate, che dormono in macchina. Ieri le faccio l'esempio, la provincia di Lodi, che è la mia provincia, ha deciso di aprire le case cantoniere per queste persone che arrivano, sì. Per cui questi profughi. Io dico che tra questi ci sono anche molti non profughi, e che a questi non profughi viene dato un trattamento molto molto più favorevole rispetto a quelle persone italiane che dormono in macchina per tanti motivi. Dal mio punto di vista questa è una situazione inaccettabile.